Amici, buongiorno, benvenuti in Abruzzo, regione nella quale mi sono ripromesso di ritornare. Ci troviamo oggi a Rocca Calascio, una delle tante tappe che dovevamo fare prima della pandemia, poi è successo tutto quello che è successo, chiusure, blocco agli spostamenti e questa meta è finita nel cassetto come tante altre. Ci riproviamo però oggi, imprigionati da questo cielo un po' nuvoloso e, bando alle ciance, andiamo a visitare questo castello. Dopo aver attraversato in auto la bellezza inconfondibile del paesaggio abruzzese e ammirato la sua natura incontaminata, siamo arrivati ai piedi del borgo di Calascio, da dove inizia il nostro itinerario per andare a scoprire una grande meraviglia, nonché una delle principali attrazioni dell'Abruzzo, il castello di Rocca Calascio. Precisiamo la nostra posizione. In questo momento stiamo percorrendo il sentiero di trekking che porta direttamente verso la rocca. Il borgo che abbiamo appena attraversato era Calascio, un borgo medievale ad un'altezza inferiore rispetto al castello. Vi premetto che attraversando questo posto si nota la natura a 360 gradi, quindi un itinerario paesaggistico davvero davvero formidabile. Grandi spazi di verde e vette incontaminate caratterizzano il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, attrazione perfetta per i turisti che amano fare escursioni e soprattutto trekking attraversando questi meravigliosi paesaggi montani. E sempre parlando di bellissimi paesaggi e notorietà, dovete sapere che questo posto è stato protagonista in alcune delle sceneggiature più famose di alcuni film come Il nome della rosa di Sean Connery e Lady Hawk e tanti tanti altri film famosi ambientati nel Medioevo. Due paroline sul percorso da fare per arrivare fino in cima. Online ho trovato delle notizie un po' fuorvianti, chi parlava di 40 minuti di camminata, di un percorso super faticoso, ma in realtà secondo me non è niente di tutto ciò. Abbiamo parcheggiato la nostra macchina a 200 metri da dove ci troviamo ora e in circa 10 minuti siamo appena arrivati ai piedi del castello. È sì in salita, un percorso sterrato, forse l'ultima parte non adatta a tutti, ma secondo me si può fare. Questa fortezza è una delle mete turistiche principali di questa regione. Siamo nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e la prima citazione storica di questo castello è risalente intorno al 1380. La parte centrale però, la torre di avvistamento, è ancora più antecedente, siamo intorno all'anno 1000, quindi le quattro torri laterali ancora non erano state realizzate. Vennero però costruite nel 1480, quindi successivamente, insieme alle mura che circondano il borgo sottostante che notiamo ancora oggi. Il castello che vediamo oggi in una condizione di parziale degrado è stato danneggiato nel 1703 da un devastante terremoto che ha costretto gli abitanti di questo posto a trasferirsi più a valle rispetto a questa rocca. Quindi tutta questa parte è rimasta completamente disabitata, è stata poi successivamente nel dopoguerra restaurata e recuperata e ad oggi accoglie numerosi turisti da tutto il mondo. Piccola
piccola curiosità e soprattutto una bella notizia è che questo luogo davvero suggestivo è stato inserito da National Geographic nella lista dei 15 castelli più belli al mondo assolutamente da visitare, quindi cosa non da poco. La visita del castello è totalmente gratuita. All'interno è possibile ammirare una delle fortificazioni più alte d'Italia, la cui struttura un tempo era esclusivamente utilizzata per scopi militari. La sua posizione elevata, infatti, permetteva dai quattro lati del castello di controllare tutta la valle del Tirino e l'altopiano di Navelli. Siamo appena entrati all'interno del castello. Come avete visto, per accedervi abbiamo attraversato il pontile di legno che si trova sul lato est della rocca. Una volta entrati si nota molto bene questa pietra bianca con la quale è stato costruito, che si immedesima molto bene con il paesaggio abruzzese in cui si trova, ma soprattutto i quattro lati fondamentali dai quali all'epoca, durante la transumanza, veniva controllato il bestiame, i pascoli, considerati fondamentali per la vita. Immaginiamoci per un momento di ritornare nel periodo prima del terremoto, anche se l'idea in realtà è molto chiara, sembra davvero di essersi fermati nel tempo. Ci troviamo in una delle tante case che costeggiano il castello, sempre fatta in pietra bianca come vi dicevo prima, e da questa parte, da questa finestra, si riesce a controllare veramente tutto il Parco Nazionale del Gran Sasso. Inoltre si nota anche molto bene quel paese che vedete laggiù, che è Castel del Monte. Bene amici, questa era Rocca Calascio, una delle mete più emozionanti del nostro patrimonio italiano, non solo per i suoi paesaggi bellissimi, natura allo stato puro, ma anche per questo bellissimo castello che si erge sopra questo promontorio. Il tempo ci ha permesso di concludere questa visita, adesso non mi resta che salutarvi e ci vediamo presto con un altro video.